Onorevole Bellucci, la relazione presentata oggi, quali falle ha messo in evidenza nella relazione degli affidi dei minori e come risolvere? La commissione di inchiesta nata per dare attenzione ai minori allontanati dalla famiglia, affidati ai servizi sociali e inseriti nelle case famiglia oppure nelle famiglie affidatarie, è stata una relazione che ha evidenziato quelle che sono le criticità già conosciute purtroppo dalle istituzioni in termini di tutela delle persone di minore età. In Italia continua a non esistere un monitoraggio, una raccolta dati puntuale di tutti quei minori che sono stati allontanati dai propri genitori. Non si sa il numero complessivo di questi minori, non si sa da quanto tempo sono stati allontanati, per quanto tempo ancora saranno allontanati dalle famiglie, il motivo per il quale sono stati allontanati. Oltre ad evidenziare questa criticità, continua ad evidenziare la carenza di personale adeguatamente formato, ma anche in numero congruo, all'interno dei servizi sociali e anche all'interno del Tribunale dei Minori. Noi siamo tra gli ultimi paesi in Europa per mancanza di risorse umane come psicologi, assistenti sociali o neuropsichiatri infantili e inevitabilmente quando parliamo di tutela delle persone di minore età in stato di particolare difficoltà c'è necessità di adulti e di professionisti in grado di poter andare a raccogliere quelle richieste d'aiuto e a portare quelle tutele che mancano. Purtroppo continua quindi ad esserci un problema di cui è necessario prendersi cura. Quel cono d'ombra che riguarda la mancanza di tutela dei minori in Italia ancora esiste e deve essere una priorità per le istituzioni assolutamente da sanare.